li ho spaventati, poverini. Sometimes is mulattiera. Senti i profumi di quello che ti circonda. Mi sta mangiando un capello. Adesso me ne vado. Sono partita con il coso dietro aperto, con la borsa aperta, vabbè. E il cane era abbastanza irritato dalla mia presenza. Ecco, buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Oram. Fa freschetto. Chi parla? Mamma, ciao. Sono in moto, sto andando a schio. Io sono Valeria, alias Melanippe, sui social. E questo è il mio primo video sul canale di Oram. E colgo qui, insomma, l'occasione per ringraziare anche tutto lo staff di Oram per concedermi questo spazio. Il video sarà un video abbastanza breve, una sorta di motovlog di presentazione. Per introdurre, intanto vi racconto un po' della strada che sto percorrendo. È una strada, penso, poco nota a livello nazionale. È la strada dei Tretti, cioè una strada che collega Sant'Orso e Schio in provincia di Vicenza attraverso l'altopiano del Tretto, appunto. Come vedete, l'asfalto non è dei migliori, almeno in alcune parti, in altre zone invece è molto più carino. Però se non ci fossero quelle nuvole sarebbe molto panoramica e molto carina anche a livello paesaggistico. Da qui partono un sacco di sentieri per andare sulle montagne prealpi vicentine, però insomma questa è un'altra storia. Non voglio parlare tantissimo di me, posso dire che ho la moto da 3 anni, era un po' un sogno che avevo da tutta una vita, eccetera eccetera, poi per varie cose insomma l'ho realizzato piuttosto tardi, soprattutto per via della mia piccola stazza che insomma mi ha creato sempre molte insicurezze. E adesso insomma ho aperto un canale YouTube da circa 1 anno e ve lo lascio qui in alto a destra se volete dare una sbirciata, e lì ci sono un po' tutte le cose che mi riguardano, spero che vi piaccia. Cominciano già a esserci le castagne per terra che creano sempre quel simpatico tappetio scivoloso. Ecco qua, siamo quasi arrivati a San Rocco. Qui vorrei semplicemente parlare di dei lavori in corso. No, si può passare? Ok, grazie. Adesso ho perso il filo del discorso. Guarda che bello! Vorrei raccontare e chiedere poi a voi quali sono, e per voi, i 3 motivi principali per cui amo tantissimo, potrei dire quasi sopra ogni cosa, anzi sopra ogni cosa, andare in moto. Ah, il galletto! Vuoi passare? No, bene. Li ho spaventati, poverini. Non volevo. Allora, motivo numero 1, perché andare in moto è sempre una fantastica, entusiasmante, bellissima. Basta, perché poi mi viene, sennò, sfida. Sfida con cosa? Beh, per me personalmente, che ci sono arrivata così tardi, dopo tanto tempo che pensavo che non l'avrei mai realizzato, una sfida con me stessa, una sfida anche un po' con gli altri, ma soprattutto con me stessa per superare tutti quegli ostacoli che mi avevano sempre impedito di realizzare un po' questo desiderio. Ecco, qui siamo arrivati a Bosco, guardate che bello. Questo è il monte Novegno, super di qua. Dietro di me c'è il monte Sumano, ma se è dietro di me giustamente non si vede. E più avanti vedremo anche il Carega e forse anche un pezzettino di Pasubio. Sometimes is mulattiera. Una delle più grosse e importanti sfide in materia di andare in moto sono stati i tornanti stretti, sicuramente. All'inizio mi creavano un sacco di difficoltà, poi ho deciso di affrontare questa cosa facendo dei corsi e ora sono le strade che preferisco in generale, quelle strettine. Siamo circa a metà percorso, qui sempre un po' sterratino. Il secondo motivo è banalissimo, però penso che ci unisca tutti. Il senso di libertà che ci regala, questo lo sappiamo tutti, lo condividiamo tutti quanti. E il fatto è che te lo regala sempre qualsiasi cosa tu faccia, ogni volta che la metti in moto e parti dal garage. Personalmente la uso 365 giorni all'anno, anche se non amo rischiare su strade. Oh, ecco qua le nuvole. Non amo rischiare su strade pericolose con ghiaccio, neve, eccetera, però la uso anche nella quotidianità e mi dà sempre una grande soddisfazione qualsiasi cosa ci faccia, diciamo così. Sì, anche io prima del lockdown, quando ero allenata, venivo in bici super di qua.
Adesso arriviamo a Santa Caterina. Tra un po' inizia il mio pezzo preferito. Guardate che roba, è un giardino non questo posto, cioè è incantevole. La cosa più bella del senso di libertà che ti dà la moto, secondo me, non so se voi siete d'accordo, me lo fate sapere qua sotto, è quella del contatto con il mondo esterno, nel senso che senti il sole, senti il freddo, senti il vento, senti anche l'acqua, senti i profumi di quello che ti circonda, e questa cosa nessun mezzo te la dà più della moto e delle due ruote in generale, secondo me. Non so se voi siete d'accordo con questa affermazione. Infine, per tirare le somme, non tirarla troppo lunga, il terzo motivo per cui amo tantissimo andare in moto è il senso di avventura e di scoperta che vivi quando vai in posti nuovi in sella al tuo fidato cavallo d'acciaio. C'è proprio il viaggiare, andare in posti che non avevi mai visto prima, completamente nuovi. Questo per me personalmente è il piacere maggiore che mi dà la moto. Insomma, soprattutto di recente, a livello personale, proprio ho scoperto e ho capito che questa è la cosa che in assoluto mi piace di più fare in moto. Ho avuto occasione di fare 2 o 3 viaggi, di cui uno completamente da solo, ed è quello che sicuramente mi ha dato più soddisfazione. Quindi, detto questo, io non mi dilungo oltre. Spero che questa breve presentazione vi abbia perlomeno incuriosito e anche, spero, divertito e fatto passare qualche minuto di allegria. Prossimamente, quindi, il programma è quello di pubblicare dei viaggi, dei giri in moto qui sul canale di Oram, sempre alla scoperta di qualcosa di nuovo. Mi sto mangiando un capello. Io per oggi finisco qui. Come naturale, vi invito a iscrivervi al canale di Oram. Vi invito anche a fare un saltino sul mio, che vi lascio qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo presto con una nuova avventura. Io vi bacio e vi abbraccio.